Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Siamo alla seconda parte del wrap-up delle letture di maggio, ho altri tre libri di cui parlare e poi ho ancora in corso la lettura del Conte di Montecristo che insomma porterò avanti ancora per un po', quindi sicuramente ne parleremo nel wrap-up di giugno, spero non di luglio, però dovrei riuscire a portarlo avanti e finirlo nel mese di giugno, ma vedremo. Dunque, appunto, altri tre titoli di cui parlarvi. Comincio da una delle scoperte migliori del mese, che è stata La vita segreta delle api di Summon Kid. Di questo vi ho già parlato nel video che vi linko qui sopra, sui cinque titoli, sulle api che ho letto e volevo leggere e stavo leggendo. E si nominava appunto anche La vita segreta delle api, titolo per il quale abbiamo creato un gruppo di lettura, quindi lo abbiamo letto con un folto gruppo di altre persone. Che dire, è stata una scoperta strepitosa. Io sapevo che questo libro poteva piacermi per tematiche, non sapevo che mi sarebbe piaciuto così tanto per le atmosfere. Ritornare all'America profonda degli Stati Uniti negli anni 60 con tutto il bello e il brutto che quel periodo racconta, insomma, negli Stati Uniti è stato strepitoso. Un aspetto che tantissime persone del gruppo hanno trovato è che questo libro ricorda un po' le atmosfere di Pomodori Verdi Fritti, perché appunto c'è questa stessa ricerca della uguaglianza in un contesto dove invece la segregazione razziale è molto forte, c'è questa solidarietà tra donne, fortissima, questo senso di appartenenza ad una famiglia, anche se non è la tua famiglia, e questo è molto presente in questo libro. La protagonista si chiama Lily, ha 14 anni, fugge da un padre violento e insieme alla sua governante Rosaline, che è di colore, per tutta una serie di motivi si rifugiano in questa fattoria, in questa casa dove tre donne producono il miele. Sono tre donne di colore, tre sorelle, e Lily imparerà tantissimo sulla vita, sulla solidarietà, sul rispetto e sull'amore da queste tre donne. È stata una lettura strepitosa. Io non credevo potesse piacermi tanto perché mi ero un po' fermata, insomma, a quello che sapevo. E sì, mi piaceva l'idea delle api, sì, mi piaceva quest'idea della solidarietà femminile, ma non credevo che le atmosfere sarebbero state così vivide e la componente di imparare dalla vita delle api fosse così vivace e così bella, veramente. Si parla di tanti comportamenti delle api che magari la maggior parte delle persone non conosce, infatti si chiama la vita segreta delle api perché le api hanno tutta una loro vita segreta che gli umani non conoscono, ma si parla anche di solidarietà e di amore e di come ci si possa sentire una famiglia anche se biologicamente non si fa parte della stessa famiglia. È, secondo me, un libro che io intanto penso possa essere adatto veramente a tanti lettori diversi, a tante fasce d'età diverse, ha qualcosa da raccontare ad ognuno, secondo me è quel classico libro che letto e riletto a distanza di tempo, ha qualcosa da dire sempre di più e mi dispiace non averlo letto prima perché mi sarebbe piaciuto vedere che effetto poteva farmi a distanza di tanto tempo rileggerlo, ma secondo me veramente ha tantissimo da dire. Ovvio, è uno di quei libri di fiction in cui la componente razzismo, segregazione razziale, discriminazione ha il ruolo che ha, perché comunque è un romanzo che racconta tanti eventi, tra cui anche quello. Però, secondo me, se si cercano appunto un certo tipo di atmosfere, quegli Stati Uniti del Sud così contraddittori, diciamo. E se si cercano dei personaggi femminili forti, è assolutamente un libro da leggere. Io sono contentissima di averlo letto in gruppo. Non abbiamo ancora, diciamo, discusso in maniera più approfondita il titolo perché abbiamo letto tutti un po' a ritmi diversi, ma è un titolo che io mi sento di consigliare e che credo consiglierò tantissimo a chi vuole una lettura che affronti magari temi importanti, appunto, come il razzismo, la solidarietà femminile e
E in più offre, diciamo, questo punto di vista diverso che è quello della vita delle api come modello di vita, che secondo me lo rende veramente intanto una lettura piacevolissima, ma anche con qualcosa da dire, insomma, su temi molto forti. Quindi assolutamente consigliatissimo, è stata una scoperta meravigliosa e veramente uno di quei libri che non pensavo potesse piacermi così tanto. Poi vi metto qui la copertina di una graphic novel di Bao Publishing che avevo acquistato con delle promozioni abbastanza recenti, erano tutti titoli sull'amore, ma non era stato in occasione di San Valentino, era da poco. E si tratta di Laura Dean continua a lasciarmi. Questo credo di averlo visto consigliato sul canale di Prismatic 310 Federica e mi era sempre rimasto in un angolo della mente. Quando ho visto che era in offerta l'ho acquistato e ho anche deciso di leggerlo subito. Diciamo che il filo conduttore di queste tre letture di cui vi parlo oggi è avere delle protagoniste donne adolescenti e vedere il mondo attraverso i loro occhi ed è stato rivelatore perché per certi versi mi ha fatto rivivere pienamente alcune situazioni della mia vita, per altri versi mi ha fatto scoprire lati diversi dell'essere adolescente. E nel caso di Laura Dean continua a lasciarmi, c'è un racconto veramente molto lucido, poco edulcorato di quelle storie d'amore dell'adolescenza che sono così totali e sono soprattutto vissute in maniera così totale da diventare una sorta di ossessione e anche una lente attraverso cui si guarda a se stessi. Quindi il tipo di situazioni, di emozioni che potrebbero farci crescere, ma anche in realtà possono minare l'autostima, possono farci sentire soli, possono ferire profondamente e il racconto di questa relazione è assolutamente veritiero, profondo, molto forte. È un testo, diciamo, che si può inserire nel filone LGBTQ+, perché parla dell'amore tra due ragazze e Laura Dean è appunto la ragazza più popolare della scuola che continua a ferire, a spezzare il cuore della nostra protagonista, a farglielo a pezzi con un rullo compressore e poi a tornare da lei. E questa è una situazione così tipica dell'adolescenza e di quegli amori che si vivono appunto in maniera totale e che arrivano a definire la nostra identità, la nostra immagine di noi stessi. Quindi è un graphic novel che a livello visivo ricorda moltissimo i manga, l'ho trovato molto piacevole a livello visivo, è in bianco e nero con degli accenni solo monocromi e è una lettura velocissima, ma secondo me è molto più profonda di quanto non potrebbe sembrare. Il modo in cui racconta quel tipo di amore è veramente così realistico e doloroso e allo stesso tempo ha questo sguardo molto dolce, che in qualche modo dice passerà tutto e non ti ricorderai neanche più che cosa è successo. Quindi non lo so, l'ho trovato molto vicino a come io vivevo le cose da adolescente. È stato una sorta di ritorno molto forte a certe sensazioni che secondo me sono raccontate benissimo. E quindi, insomma, è stata una lettura piacevole, mi ha colpita molto e che, insomma, vi consiglio se siete alla ricerca di quel tipo di emozioni e se vi piacciono le graphic novel, secondo me è perfetta. Concludo con un altro libro dalla protagonista femminile forte e molto giovane che è L'estate che ho dentro di Viviana Maccarini. Io conosco Viviana, insomma, solo virtualmente, ma tramite Instagram e molto gentilmente Viviana e Rizzoli mi hanno offerto una copia di questo libro da leggere. Premetto che io non sono il target di questo libro, questo è uno young adult e mi rendo perfettamente conto di non essere appunto il target ideale. Però guardando a questa storia con gli occhi di un'adulta,
mi sono fatta un'idea molto, molto precisa di come questo libro possa essere in qualche modo percepito e ricevuto dai giovani. L'estate che ho dentro racconta una storia molto particolare, che è quella di una ragazza giovanissima, anche qui 14enne, come per La vita segreta delle api, che in seguito ad un incidente in motorino rimane sfigurata e deve insomma proteggere il viso con delle bende. Ovviamente immaginare una situazione del genere per un adolescente di oggi è come immaginare un terremoto che scuote un territorio, nel senso che ancora più che per la mia generazione, credo che per la generazione di adolescenti di oggi la percezione di sé sia tutto. Parliamo spesso di social network, di come i giovani vedano se stessi attraverso Instagram, attraverso TikTok, di come vengano usati i filtri per alterare la propria immagine. Immaginare una ragazza che non ha più un'immagine di sé, non ha più un volto da mostrare, deve essere veramente devastante per appunto un adolescente di oggi. Ma dopo un primo momento di totale disorientamento e disperazione, giustamente, per Nina subentra questa sorta di istinto di sopravvivenza che determinerà tutto il corso del libro. Nina tornerà nel suo paese di origine, diciamo, dove era vissuta da bambina, che è Volpedo. Ci sono tantissimi riferimenti alla pittura di Pellizza da Volpedo e l'ho trovata una cosa veramente molto interessante in uno young adult, perché comunque contestualizza anche una parte di arte italiana poco conosciuta, secondo me, e anche la scelta di ambientarlo in un paese così piccolo, ma dalla storia così forte, mi è sembrata una scelta non convenzionale, ma veramente molto interessante. E appunto, questa estate in cui Nina dovrà reinventarsi completamente, e secondo me, appunto, questo è uno dei temi forti e molto interessanti di questo libro, cioè reinventarsi un'identità quando si è perso tutto quello che si credeva di sapere di noi stessi. Quindi reinventarsi, non ci si può reinventare un viso o un'immagine, quindi ripartire, diciamo, da dentro, avendo perso tutto quello che appunto si credeva di aver conquistato, di sapere su se stessi. In questo libro ruotano una serie di personaggi secondari, uno più interessante dell'altro, da Alicia, che è una ragazza di origine indiana che vive appunto a Volpedo e che ha un approccio alla vita completamente diverso da quello di Nina, ma proprio dal confronto tra loro due nascerà, secondo me, qualcosa di interessante che farà crescere entrambe. C'è appunto il padre di Nina che era andato via quando lei era molto piccola, quindi lei di fatto non lo ha mai conosciuto e non ha mai vissuto con lui. E poi c'è appunto questa ambientazione vivida, luminosissima, questa estate rovente quasi, che è palpabile nella lettura. Questa vita in campagna dentro ad un camper, non lo so, l'ho trovato un romanzo, appunto, sebbene racconti una storia per età e contesto molto lontana dalla mia e anche molto lontana da come io ho vissuto l'adolescenza, ho trovato che abbia tantissimi spunti veramente molto forti, interessanti e che possa essere una lettura veramente perfetta per appunto ragazzi che decideranno di approcciare questa storia. Quindi, come immaginavo da quello che avevo letto prima di leggere poi il romanzo, Nina è veramente una di quelle protagoniste che ti ruba il cuore per quel mix di fragilità e di voglia di reinventarsi e di risorse e di energia. Quindi è stato veramente un incontro molto interessante quello con la protagonista, e è un po' il tipo di libro che quando lo chiudi, anche se la storia, appunto, la scrittura è molto fresca, è molto scorrevole, la storia insomma è molto semplice, però è quel tipo di libro che una volta chiuso ti fa quasi immaginare che la vita dei personaggi vada avanti e ti fa quasi chiedere cosa succederà loro. Quindi, secondo me, da quel punto di vista, molto riuscito. Insomma, anche se non siete più nel target young adult, ma avete voglia di leggere una storia che vi racconti un po' come sono gli adolescenti di oggi, ma non
fermandovi alla superficie, secondo me è una lettura molto interessante. E se avete invece nelle vostre vite dei ragazzi e delle ragazze che potrebbero essere interessate a questo tipo di lettura, secondo me può essere appunto un approccio un po' diverso alle solite storie di adolescenti che vediamo insomma molto spesso pubblicate. Quindi questo era il terzo libro di cui vi parlo oggi. Ho così concluso il wrap up delle letture di maggio. Appunto il mese prossimo spero di parlarvi del Conte di Montecristo. Fatemi sapere qui sotto se conoscevate qualcuno di questi titoli. Io vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo e la vostra partecipazione. E noi se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!